Buongiorno, si riprende con i nostri video. Oggi è il 3 settembre del 2013, sempre nella nostra seconda casa, la macchina. Questa mattina mediteremo un passo che è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetti 7-8, dove Gesù fa delle dichiarazioni shock ai suoi discepoli, dove dice: "Tuttavia io vi dico, è bene per voi che io me ne vada. Che se non me ne vado non verrà a voi il consolatore, ma se io me ne vado, il Padre lo manderà, il Padre manderà lo Spirito Santo". E quando dice Gesù, dice, quando verrà lui, lo Spirito della verità, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi spiega, dice, di peccato perché? Perché non credono in me. Di giustizia perché io me ne vado al Padre e voi non mi vedrete più, e di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ora, una delle cose che a volte noi diamo maggiore enfasi è il fatto che lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. E in realtà, questo chiaramente è vero. Ma a volte pensiamo che lo Spirito Santo faccia la stessa cosa con la Chiesa, mentre in realtà lo Spirito Santo è stato mandato per convincere il mondo di peccato e non la Chiesa, perché quando il mondo viene convinto di peccato, e l'unico peccato di cui lo Spirito Santo convince in realtà è il fatto, dice, di peccato perché? Perché non credono in me. Non ci sono altri peccati dove lo Spirito Santo mette il dito in maniera particolare, perché l'unico peccato che non permette all'uomo di essere salvato è quello di non credere in Gesù. E l'unico modo per essere salvati è credere in Gesù. Gesù l'ha detto: chiunque avrà creduto in me sarà salvato, chi non ha creduto in me sarà condannato. Quando Gesù ha dato il mandato ai discepoli, ha detto: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura, chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi l'unica cosa che ci porta in cielo è credere in Gesù. L'unica cosa che ci condanna è il non credere in Gesù, nessun'altra cosa. Quando lo Spirito Santo convince il mondo di peccato, il mondo diventa chiesa. Io appartenevo a questo mondo, allo spirito di questo mondo. Quando lo Spirito Santo mi ha convinto di peccato, cioè del fatto che io non credevo in Gesù, lo Spirito Santo mi ha portato alla nuova nascita, mi ha fatto nascere di nuovo e io sono diventato chiesa, no? Come tutti coloro che in realtà prima non credevano, una volta che hanno creduto sono diventati chiesa. Da quel momento in poi lo Spirito Santo non ti convince più di peccato, perché in realtà quando un figlio di Dio pecca non ha bisogno dello Spirito Santo per capire che ha peccato, per essere convinto di peccato, perché quando un figlio di Dio pecca sa che ha peccato. Su questo credo che sia normale. Lo Spirito Santo non convince di peccato la Chiesa, convince di peccato il mondo, perché quando la Chiesa pecca sa che sta peccando, non c'è dubbio. È una delle cose sicuramente che lo Spirito Santo fa nella vita della Chiesa subito dopo aver convinto il mondo di peccato e diventato Chiesa, lo Spirito Santo lo convince di giustizia. Questa è straordinaria ed è fondamentale ed è qualcosa che dobbiamo permettere allo Spirito Santo di fare nella nostra vita. Lo Spirito Santo vuole convincere la Chiesa oggi, è il suo ministero, il suo lavoro oggi. Nella Chiesa è quello di convincerla di giustizia e di giudizio, cioè una volta eravamo peccatori perché non avevamo fede in Gesù, ora che abbiamo creduto in Gesù siamo diventati Chiesa, lo Spirito Santo ci vuole convincere di giustizia, cioè del fatto che siamo stati messi in una posizione corretta. La parola giustizia, che non è una parola religiosa, ma è una parola legale, significa essere posizionati in maniera corretta, e lo Spirito Santo vuole convincerci, vuole convincere te e me di giustizia, cioè del fatto che attraverso il sangue di Gesù noi siamo stati posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. Non abbiamo più bisogno di entrare nella presenza di Dio perché noi ci siamo entrati una volta e per sempre, non ne usciremo più. Noi siamo entrati nella presenza di Dio come figli.
la potenza del sangue ci ha fatto entrare nella grazia, ci ha fatto entrare nella presenza di Dio, ci ha posizionati in maniera corretta e nessuno mai ci toglierà da quella posizione. Nessuno mai ci potrà togliere dalla posizione. Siamo posizionati davanti a Dio, ma non come servi, come figli. Noi siamo nella presenza del nostro Padre come re e sacerdoti e siamo posizionati in questo mondo come ambasciatori di Cristo. E questa è la cosa importante che lo Spirito Santo oggi vuole fare nella tua, nella mia, nella nostra vita. Farci rendere conto, non posizionarci, ma rivelarci che siamo già stati posizionati in maniera corretta. Lui ci convince di giustizia e ci convince anche di giudizio, magari ne parleremo domani, cioè del fatto che il diavolo è stato giudicato ed è sotto i nostri piedi. Se una persona è in Cristo, egli è una nuova creatura, non lo deve diventare, e lo Spirito Santo vuole convincerti del fatto che da quando hai dato la tua vita a Gesù tu sei stato messo in una posizione corretta. Lo Spirito Santo vuole convincerti di giustizia e di giudizio. Dio ti benedica, buona giornata.